Salve a tutti e bentornati a Dark Souls 3. Dall'ultima puntata ho fatto un po' di cose, come potete vedere dalla quantità di anime che ho. Mi sono fermato da Yorme il gigante, ho aiutato un po' di persone facendomi evocare. Così ho fatto un po' di emblemi del sole per aumentare l'affinità con il patto quando la troveremo. E ho deciso di spendere le anime per acquistare gli incantesimi che mi mancavano, per vedere se sbloccavano qualche altra cosa, qualche altro dialogo con i PNG. E effettivamente è stato così. Mi è stato dato un nuovo gesto, un nuovo anello. How do you like gimmicks, friend? This is a sign, a cipher. Employed by sorcerers who use quietude to their advantage. With this, you can be sure to tell friend from foe from your very first encounter. It's a very old practice at this point, but one that you deserve to know. I don't mean to see my next in the fall. I hope. Il gesto è un gesto molto strano, però devo ammettere che è carino. Mentre andavo alla ricerca di Harry, mi sono imbattuto un'altra volta in un segno di Cirrhis. Lo scontro è stato abbastanza particolare, specialmente per il discorso che Cirrhis ha fatto all'inizio dello scontro. I finally found you, just as I promised, Granda. Remember? La prima volta che ho fatto questo scontro non è andata molto bene. È stato un vero peccato perché praticamente avevo quasi vinto e proprio alla fine ha fatto qualcosa che non mi sarei mai aspettato, soprattutto da parte di Cirrhis, che non si è assolutamente curata. Per fortuna che, come c'era già successo per Harry, lo scontro si poteva tranquillamente ripetere. Il simbolo si trova sempre nello stesso posto e mi ha richiamato tranquillamente. Good night, Granddad. E vicino all'altare ho trovato tutto il set dell'armatura. Oh, there you are. I'm afraid I've involved you in my affairs over a little promise at that. My sincerest thanks for your assistance. At last my grandfather will rest in peace, and I can die. But there is one last. May I take a vow to serve you as a knight? Oh, I am most grateful. I, Cirrhis, do hereby serve as your faithful knight, wherever, whenever I am needed. My loyalty shall never waver. Blessing of the moon upon your journey. If I may ever be of assistance, I am your knight, forever and true. Blessing of the moon upon your journey. If I may ever be, I am your blessing of the. Mentre andavo in giro è anche successo qualcosa di strano. Sono andato nella cattedrale delle profondità e uccidendo questa creatura mi ha dato la picca di Hazel
e la corona di Xanthus, che noi già però avevamo. Alla fine sono riuscito a trovare Harry vicino all'ingresso della cattedrale delle profondità. Tornando all'ancella del santuario, dopo aver ucciso Harry, ho visto che vendeva il suo set di armatura. Alla fine sono tornato poi a Norlondo, vicino alla torre, perché durante un discorso è uscito fuori un accenno a un Indiana Jones. Allora mi sono ricordato del primo Dark Soul e dato questo suggerimento ad Indiana Jones, e ricordandomi nel primo Dark Soul la parte delle caverne di cristallo dove ci sono tutte le piattaforme invisibili, sono finalmente riuscito a raggiungere questa torre, dove c'è un altro patto. Name thyself, stranger. I am Yorshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Thou thinkst too? Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Oh, good blade of the Dark Moon, welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. May I pose thee a question? This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing?
No, of course not. Forgive my prying. Think no more on mine asking. I'm ashamed to say I know very little of anything. Long ago, our father, now, such is the wit long ago, only its covenant, Erdem taketh many forms, indeed. Long ago, now, the fire is linked, such is the will of father and the god. But long ago, our company lost its last proper night. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. Off so soon? May the dark moon watch over thee. Scendendo poi nella torre, ho trovato tutto quanto il set dei Guardiani del Dipinto, un set molto molto bello, che infatti indosserò per le prossime partite, credo. Eccoci, siamo pronti per andare a mettere il catino. Vediamo un po' che diceva su questo. Dov'è? Eccolo qua. Di giuramento dei cavalieri di Lothric. Molto probabilmente ci riconoscono come cavalieri, ci fanno andare oltre. No. Lasciano niente. Oh beh. Siamo stati sbrigativi. Eh sì, dai, farà scendere... aspettate un secondo. Ok, c'è un boss. Ok, io pensavo... far scendere solamente... Ok, è spaventoso. Oh. Ah. Oh, cavolo.
No! No! Oh! Ah, cavolo. Ah, e dai. Ok, ok. Wow. Oh, cavolo. Dura un bel po' quell'attacco. Pessima tecnica. Non riesco bene a inquadrarla. Cioè, non sembra difficile, però ha un incredibile raggio d'azione. E ha un un po' confusionaria con i movimenti. E la mia arma non sembra fare molto danno. Vediamo un po'. Oh, cavolo! Ah, li ho presi tutti e due. Lento. Sa che in questa fase non fa più l'appiglio. Nah. Ho rilasciato proprio nel momento in cui stava facendo l'attacco. Ah, questo sono tre.
Ah, cavolo. Un attacco solo. No. Ok. Uff. Ehi. Sessantamila anime. Wow. Posiziona il catino. Ok, certo, è un po' strano come cerimonia di iniziazione, cioè la statua che si sgozza. Un bel po' strana. Però che, cioè, ognuno ha le sue cerimonie, figuriamoci. Chi siamo noi per giudicare? Vediamo un po' che cosa dice. No. Anima della danzatrice. Sullivan, il gran sacerdote, ha concesso una spada a doppio taglio a una figlia lontana della famiglia reale, ordinandole di servire prima come danzatrice e poi come cavaliere, esiliandola, in una frontiera remota. Vediamo un po'. Se tante volte. No, che peccato. Ah, sì, sì. C'è. Dai, prendiamola. Sembra anche abbastanza leggera. Ashen One. Welcome home, speak very well, then take nourish. Vediamo un po' intanto che punti. Ok. Oh. Farewell, Ashen. Vediamo com'è questa armatura, sono curioso. Molto bella. Eh sì.
Ah, vediamo che cosa ci possiamo fare con l'anima della danzatrice. Qua su. Vecchio re, danzatrice, depure lenitivo, ripristina molti punti vita in un'area più ampia, 45 di fede. Wow. Spade incantate della danzatrice, 20 di destrezza. Coppia di spade incantate, donate dal gran sacerdote Sullivan alla danzatrice della Valle Boreale. Esse rappresentano il giuramento della danzatrice e sono permeate di magia oscura nella mano destra e di fuoco nella sinistra. L'immagine speculare delle armi del sacerdote. Alle dame di compagnia della principessa del sole. Ah, i miracoli di Guinevere, amata principessa, hanno benedetto moltissimi combattenti. Questo è effettivamente molto interessante. A proposito, parlando di cose interessanti, vediamo che dice sull'armatura della danzatrice. Si dice che questo velo mistico del colore dell'alba risalga agli antichi dei. Solo i discendenti della vecchia famiglia reale possono indossarlo. Oh, sbagliato. Eccola qua. I neri occhi del gran sacerdote hanno trasformato la danzatrice in una creatura mostruosa, fondendo la sua armatura alla pelle stessa. Stessa cosa. Sapete che sono indeciso? Perché sulle armi sono molto curioso. Cioè, volevo finire gli incantesimi, prendermeli tutti e poi aumentarmi fede. Però devo ammettere che queste armi sembrano molto belle. Ne usa l'attacco potente per continuare a danzare finché hai energia. Sembra molto molto divertente come... Cavolo. Ma sì, prendiamo questo. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di Dark Souls 3. Ciao ciao!